occorre calibrare, ma l'abbiamo evidenziato più volte anche in altri tavoli, calibrare le misure tenuto conto evidentemente di quello che ciascun territorio presenta in termini di manifestazioni, di opportunità di riempimento delle piazze e degli spazi pubblici. Ancora nessun divieto, ma l'attenzione deve essere alta. Dalla prefettura di Potenza, dove si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, l'invito a essere prudenti. La regione è ancora in zona bianca, ma l'aumento dei contagi e le imminenti festività natalizie impongono ai singoli amministratori una vigilanza continua. Saranno loro a prendere le decisioni a seconda della situazione dei territori, ma l'indicazione comune è chiara. Feste sempre all'aperto, mantenendo le distanze ed evitando assembramenti. Anche in piazza. Si valuta poi l'estensione degli orari in cui è obbligatorio indossare le mascherine. Anche personalmente l'ho verificato, già molta attenzione da parte della comunità, della gente di Potenza, ma anche della comunità del resto del territorio della provincia all'uso dei dispositivi. Di farlo ulteriormente, di farlo al di là dell'adozione da parte dei sindaci delle ordinanze. Al tavolo, oltre al prefetto, i dirigenti dell'ASP Bocchicchio e D'Angola, il responsabile della task force regionale La Bianca, collegato da remoto il sindaco di Potenza Guarente. La sicurezza deve tener conto anche dell'andamento dell'epidemia. In crescita i positivi, ma anche i vaccinati. Aumentano i ricoveri, ma la soglia d'allarme per ora è lontana. A fronte di un numero di casi pari allo stesso numero di casi dello stesso periodo dello scorso anno, i ricoveri rimangono stabili e quindi sono ricoverati unicamente non vaccinati, anche qualche vaccinato, però con patologie preesistenti.